E se ti dicessi che insieme impariamo pure come prendere 30 e lode a tutti gli esami di questa sessione di quest'anno? Bentornati su Memovia con questo programma di studio un po' folle che ci accompagnerà fino alla fine della sessione e ci farà da una caterva d'esami. E dillo che l'hai pensato, se magari 30 e lode a tutti gli esami, le variabili sono troppe, io già sono stanca, sto iniziando a fare fatica nella preparazione. Bene, dobbiamo capire subito quali sono le corde e i macigni che ci bloccano e ci tirano indietro rispetto ai voti che desideriamo e che magari meritiamo pure. E per puntare sempre al 30 e lode dobbiamo imparare quella che si chiama identificazione. E spieghiamolo come lo fanno gli attori. Sicuramente ti sarà capitato di vedere qualche film in cui un bravissimo attore o attrice interpreta una persona con disturbi mentali. Questa cosa mi è venuta in mente guardando il film Split l'altra sera di M. Night Shyamalan. Una cosa per pochi, sto nome me lo so dovuta a cercare per capire come si pronuncia. Bene, devi sapere che questi attoroni bravissimi quando puntano all'Oscar accettano le parti di persone con disturbi mentali e per imparare a recitare in quel modo si accompagnano, seguono, guardano, osservano la persona con disturbi mentali per un sacco di tempo fino a assimilarne i movimenti, i modi di fare, i modi di comportarsi e i modi di parlare. A quel punto l'attore è completamente identificato con la persona che deve rappresentare davanti la cinepresa. E siccome è una cosa parecchio difficile, eccoli lì che ci li ritroviamo tutti premiati agli Oscar. Adesso tu rispondi a queste tre domandine qui sotto nei commenti e vedrai che alla fine avrai scoperto che cosa ti ha impedito di prendere un voto altissimo negli esami passati e che ti sta impedendo di prenderlo anche in quelli futuri. E a proposito di futuro, di tutti questi argomenti parleremo nel dettaglio in ciascuno dei video delle prossime settimane. Quindi iscriviti al canale che altrimenti la serie è incompleta. Domanda 1. Dobbiamo capire il tuo livello di identificazione con l'esame per aumentarlo temporaneamente. In questo schema puoi vedere il tuo modello di rapporto con le cose esterne. Possono essere persone, situazioni. Si va dallo studente completamente separato, disinteressato agli esami che deve sostenere, a quello in contatto, in relazione un po' con l'esame stesso, a quello che si lascia un po' accavallare, e infine a quelli che si fondono tanto o tantissimo con l'esame stesso e con la prestazione che avranno a quell'esame e che sono di conseguenza anche piuttosto dipendenti dal giudizio degli altri. Scrivi qui sotto in quale ti riconosci di più. Il tipo 1 che se ne frega? Non si ansia, però poi passano i giorni e man mano che si avvicina l'esame, bussa alla porta e tutti ansi tutto insieme. I tipi 2, 3, 4 in cui l'ansia è tollerabile e diluita nel tempo e quindi anche lo studio viene diluito nel tempo in maniera molto regolare. Il tipo 5, 6 è quello studente che l'esame lo sogna pure la notte, cioè si sveglia che sta ripetendo praticamente e che si preoccupa tantissimo, immaginando di solito scenari catastrofici e subendo delle enormi pressioni che provengono dall'esterno, per esempio il giudizio degli altri, il giudizio dei genitori o del professore, oppure dall'interno, la paura di fare una brutta figura di fronte a se stessi o di fronte ai propri colleghi. Precisiamo che la progressione non è graduale, procede a salti e che una persona può essere un mix di tipi. Io per esempio cominciavo con uno, non me ne fregava niente, e poi man mano che passavano i giorni gradualmente salivo verso il 6. L'esame determinava tutto del mio essere. Ed è così pure adesso mentre lavoro. Comunque notiamo che l'estrema difficoltà ce l'abbiamo quando siamo polarizzati agli estremi o troppo 1-2 o troppo 5-6. Adesso è probabile che tu ti aspetti questo, che io ti dica mantieniti sul 3-4 con un'ansia tollerabile, diluisci lo studio del tempo e non identificarti con la prova. E invece ti dico il contrario. Tutte le persone che riescono a fare cose straordinarie lo fanno in virtù del principio del disequilibrio e dell'identificazione temporanea. Come l'attore diventa temporaneamente il personaggio che vuole rappresentare perché vuole avere una prestazione eccelsa, superiore e prendere l'Oscar, così tu devi temporaneamente dedicarti per 8, 9, 10 ore al giorno a studiare. Perché di rado i blocchi e i rallentamenti derivano dal fatto che ci sono tempi stretti per l'esame. Per lo più è perché reagiamo male alla confusione con l'esame stesso. Cioè al fatto che ci viene chiesto di fonderci con gli esami che stiamo preparando per un periodo limitato. Per questo ti dicevo che potresti dover studiare 10, 12 ore di seguito
in particolare in alcuni giorni. E guarda che si può fare, ne abbiamo parlato in alcuni video che ci sono sul canale, ti lascio il link in descrizione e anche nel libro dei tre mostri. Nel disequilibrio temporaneo niente pomodori, niente cicli, devi studiare finché ce n'è. Dobbiamo educare il nostro cervello a essere una spugna. Gli stiamo dicendo: apri le finestre di apprendimento e tienile aperte il più possibile, oltre i nostri limiti. Con questa pressione, che può essere sostenuta per un tempo limitato, quindi per esempio per una sessione o per alcuni fine settimana, vedrai come aumenta la concentrazione. Diventi un laser e inizi a buttare dentro pagine, informazioni e concetti un po' alla rinfusa, ma vedrai che se lasci abbastanza tempo al tuo cervello per assimilare, lui creerà le connessioni, i collegamenti fra le cose che hai studiato e rimetterà ordine. Fino adesso abbiamo parlato di identificazione totale e disequilibrio temporaneo. C'è un'altra cosa da dire. Quanto pesano le emozioni per te? Quanto pesa quello che gli altri penseranno di te? La paura, lo sconforto e quanto tempo di solito impieghi a ripartire dopo che ti sei dato un break, che hai detto ah bello, rimanda alla prossima sessione? Dopo quanto ti viene voglia di ricominciare a studiare? Infatti prima dicevamo che gli stop e le perdite di benzina arrivano a seconda di quello che ti dici nella testa. Cosa ci è successo in passato? In che sequenza? Quali emozioni abbiamo provato? E sul canale c'è un video sulla curva del cambiamento che vedrai, ti svelerà esattamente le emozioni che proverai man mano che vai avanti in questa impresa quasi impossibile di preparare tanti esami nella stessa sessione e di prendere per tutti 30 e lode. Con l'identificazione e il disequilibrio temporaneo, alla fine della serata avrai studiato talmente tanto che ci avrai il mal di testa. A quel punto, quando proprio non ce la fai più, potrai staccare, disidentificarti e recuperare il tuo equilibrio. Ricorda di fare questo procedimento solo per periodi limitati di tempo, perché sennò poi schioppi. Ti trasformerai in una macchina macina esami e andrai molto velocemente. Macinerai pagine, andranno via come l'acqua. Anche se ci saranno a volte delle difficoltà nell'apprendere alcuni concetti e informazioni, ti sembrerà più semplice studiare e non saprai neanche perché. Continuo a dire che questa serie di video ti deve portare al 30 e lode in tutti gli esami che hai scelto di dare per questa sessione. Se ti piace quello che stiamo dicendo, metti un like, un cuoricino, condividi la tua idea folle con qualcuno. Se vi va, preparateli insieme tutti questi esami e iscriviti al canale e fai clic sulla campanella, perché da questo momento iniziamo a vedere gli aspetti pratici, quindi tutti i passaggi da fare sui tuoi libri. Se ne hai qualcuno in particolare da consigliarmi, scrivimelo qui sotto nei commenti e comunque scrivimi sempre cosa ne pensi, io ti rispondo sempre. E mentre ti iscrivi e mi scrivi, io continuo a studiare e a ricercare. Ci vediamo qui molto presto.